Grazie professor Dirita. Allora ci avviamo verso la conclusione con l'intervento del commissario europeo per la politica dei consumatori che potrà un po' come dire, tirare le fila di tutto questo discorso, il dottor Neven Mimica. Sì, grazie. Ladies and gentlemen, it is satisfying to spend a day in Rome. Soddisfacente passare un giorno a Roma e parlare delle politiche per i consumatori in Italia ed in Europa e dei problemi dei consumatori, come tutti noi abbiamo potuto vedere stamattina e da questa tavola rotonda possiamo capire che naturalmente sarebbe stato ancora più positivo passare i prossimi 7 o 8 giorni a Roma a fare nulla, a fare shopping, a rilassarmi così come facevamo un tempo, ma non possiamo farlo in questo periodo naturalmente, quindi devo concentrarmi sugli elementi principali delle politiche per i consumatori per come vengono realizzate alla Commissione europea per poterle paragonare agli elementi, dalle proposte, dalle preoccupazioni che sono state sollevate. The very identity or the expectation of the European citizen or the European consumers, as this was rightfully indicated and said this morning here. So, as you know, I took up this portfolio of consumer policy in the European Commission just in July, and I really intend to use in full the time available under my mandate. I want to achieve concrete benefits, tangible benefits for the consumers, and ensure that their interests are considered in all policies of the European Union. My prime goal actually is to front load the consumers' interest at early stages of formulating, designing the other European policies that are relevant to consumers, that are of consumers' interest. And there are many. There are many of other consumers' policies, of other European policies that are at the same time consumers' policy. As consumers' policy is a horizontal one, is a cross-cutting policy. To me, such an approach means going beyond the passive approach to consumer policy, means enhancing not only consumers' rights and safety. These are, let us say, traditional, classical achievements that already exist in the European Union. These are, let us say, the two pillars of the European consumer policy that are quite well developed. We have to improve it, we have to strengthen it, but they are, let us say, very passive, defensive pillars, consumers' rights and consumers' safety or product safety. So I would like to reach out of this passive approach and to have actively make the markets work for consumers to enhance the consumer's role and significance for the market itself and for the market recovery, economic recovery. I would say that a modern and efficient consumer policy is a real tool to promote competitiveness, for making sure that Italian and other European businesses are competitive in today's global markets. Being the most consumer-friendly economy in the world, this is a part of European competitive advantage. The quality and safety of our products and services is highly appreciated by consumers also beyond the European Union, outside the European Union.
And this helps attract tourists from emerging countries here to Europe. Therefore, consumers' policy is an economic policy. And in the time of crisis, it is even more than that. It is economic recovery policy, because we support the purchasing power of EU consumers. But this is not an easy process. We have to restore the confidence of the consumers in the market. We have to restore their role, their expectations, their overall procedures and acts in the market. So we really have to enable a tangible benefits for the consumers in order to make market work for consumers and not only the other way around. Let me now focus on more on today's issues. First, the impact of the economic crisis on consumers' behavior and consumer spending. The data presented today actually speak clear. Consumer spending in Italy, as in other EU countries, is on a downward trend, on a downward curve. Even if some parts of our societies are not affected by the current economic climate, most people are. They are trying to limit their expenditures, whether because of real fall in income or out of a fear of what the future will bring to them. As a result, consumers are looking for better deals. Today's empowered consumers are looking more carefully at prices and quality, and they are trying to find the best value for money. Today's survey data show that some 15% of consumers are already actively participating in new forms of consumption, in what is called the share economy. New businesses and jobs are being created in this very dynamic field, where digital technology has opened up new markets and opportunities. An EU-wide study we are about to complete also shows some more serious impacts on the crisis. Over-indebtedness has increased in all EU countries since 2007, even if the situation varies per country. This can be due to unemployment and poverty, family problems or sickness, or simply to irresponsible lending and poor financial management. In fact, behavioral economics research has shown that consumers do not always make the smartest choice. They are influenced by the way how choices are framed and presented. Or they simply lack the time and energy to pay attention. Some of the latest research works even indicates that consumers under financial stress make worse choices than others. With consumer expenditure representing 56% of the EU GDP, even at that time of crisis when the overall purchasing power or the overall demand is not moving the GDP so much forward. Domanda non sta. Even with the consumer expenditures at that level of 56%, a well designed and well implemented consumer policy that helps market function politique bien deals is therefore neither a burden or a luxury, but it is a must. That is why it is one of my priorities to help consumers find better deals in areas such as banking or energy. Let me give you a few examples. First, prima di tutto, la legislazione proposta sui conti in banca, queste leggi vengono considerate dal Parlamento europeo, questa legislazione deve includere una maggiore bank accounts and make switching to another bank easier. That will make sure consumers can find better deals and pay lower fees for their bank accounts.
Every EU citizen will also have a basic right to open a basic payment account irrespective of their financial situation. At the same time, the financial services industry will benefit from increased mobility of clients and from reduced barriers to enter the market, including those in other EU countries. This file is one of my priorities, and I am working with all actors involved in the legislation process to have this file adopted in the current legislation. If adopted, this legislation on banking accounts actually might be, let us say, a contribution to avoid the present situation where we can say that all consumers are vulnerable consumers when dealing with banks, when being in the financial services sectors. Otherwise, we launched a study on mapping the vulnerability patterns of consumers in many other aspects and many other sectors in order to see what are really the vulnerable consumer and what the vulnerable consumer would need. But here, when dealing with banks, we are all vulnerable. In most, so I would come now to the second example, and this is the energy market. Energy markets in the European Union has already set rules to make it easier to switch supplier. And this may not take more than 3 weeks. When something goes wrong between an energy supplier and a consumer, complaints must be dealt with within 2 months, and easy and fast dispute resolution must be available. In more and more countries, including Italy, we are now seeing consumer associations set up collective energy buying initiatives that help to switch and bring prices down. At the same time, we should remember this is not a universal solution due to the low number of energy providers in some EU member states. Liberalization of services should bring more choice opportunities and lower prices. More liberalization should not lead to more confusion of the consumers. Consumers deserve to be helped. To help consumers make better choices, consumers' associations need to deliver reliable consumer information and advice. That brings me to the second theme of today: how to improve the effectiveness of consumer associations in Italy. Consumers' associations face a real challenge in this fast-moving world. They need a high level of professionalism and technical expertise to see clear in complicated and sometimes opaque markets. They need up-to-date communication skills, and they need secure funding to make it all possible. I strongly support the idea to fund consumer associations using part of the fines paid by companies that violate antitrust legislation. But I think that spreading this money over a multitude of separate national and regional organizations is probably not the most cost-efficient way to strengthen the consumer's voice. Le organizzazioni nazionali e regionali non è forse più efficace per finanziarle e per permettere di avere un peso nei negoziati con le imprese e per far fronte alla frammentazione? Dobbiamo unire le forze a livello nazionale, dobbiamo creare sinergie a livello europeo e nazionale. As close as possible to where they live. Più vicino possibile a dove le persone vivono. Posso solo clear from the analysis census has made that oggi un cambiamento è necessario per ridurre i movimenti dei consumatori. Io sono consapevole del fatto che le organizzazioni dei consumatori
In questo paese lavorano già in un sistema Lloyd aperto e il sistema è molto diverso rispetto a paesi come il Belgio, il Portogallo, la Gran Bretagna. E conducono verifiche comparative e vedo che iniziative come i Consumers Forum stimolano la cooperazione con le ONG e stabiliscono dialoghi costruttivi con i legislatori e le imprese. Penso che si stia andando nella direzione giusta e vi vorrei invitare a continuare in tale direzione per poter utilizzare le risorse finanziarie ed ed anche le risorse umane. In tale direzione la Commissione europea vuole sostenere le organizzazioni italiane in questa direzione. Il prossimo anno vi sarà un programma fondamentale a riguardo per poter stabilire una piattaforma comunitaria dove le organizzazioni di consumatori possano scambiare le buone prassi e possano condividere le loro informazioni in merito all'impatto della loro attività per poter rafforzare la loro esperienza tecnica in settori particolarmente complessi come quelli dei servizi finanziari, energetici e nelle telecomunicazioni, per poter migliorare il carattere professionale di queste organizzazioni, ed anche la progettazione aziendale diventerà una priorità in tal senso. Anche la formazione diventerà accessibile per il personale di tali organizzazioni. Quindi il mio messaggio riguarda il ruolo delle autorità negli Stati membri. Per poter far funzionare i diritti dei consumatori nella vita reale, dobbiamo avvalerci della legislazione esistente. Ma se non la applichiamo, questa non può dare frutti, quindi dobbiamo capire come poter collaborare con le autorità pubbliche per applicare le leggi. Dobbiamo utilizzare anche i siti per la protezione dei consumatori vulnerabili. Dobbiamo anche considerare le infrazioni su larga scala che avvengono in modo simultaneo in vari stati europei. Venerdì scorso ho lanciato una consultazione strategica pubblica per preparare un miglioramento a lungo termine riguardo al rispetto del diritto dei consumatori per quanto riguarda la normativa per la tutela dei consumatori. Io voglio coinvolgere in tal senso tutti gli attori rilevanti. Quando si parla dell'applicazione e rispetto dei diritti dei consumatori, la nuova direttiva europea è fondamentale e la normativa in merito permette di dirimere le controversie in ogni settore in modo efficace e rapido. Gli operatori ne trarranno vantaggio perché potranno mantenere relazioni efficaci e potranno ridurre i costi. Per quanto riguarda le controversie sulle vendite online, abbiamo creato un nuovo modo innovativo di risolvere i conflitti. Vi sarà una piattaforma online che sarà disponibile dal 2016 in tutte le lingue ufficiali europee. Per quanto riguarda il collective redress, dobbiamo prendere un primo passo coerente ed efficace. Per quanto riguarda le normative adottate a giugno dello scorso anno riguardo alla concorrenza e la tutela dei consumatori, questa invita gli Stati membri a
stabilire meccanismi che siano omogenei tra i vari paesi europei. Io voglio chiedere agli Stati membri di attuare rapidamente le raccomandazioni e condividere le loro esperienze preziose gli uni con gli altri per poter far fronte a queste sfide. Forse alcuni si aspettavano qualcosa di più, si aspettavano qualcosa di vincolante, ma questa raccomandazione può essere, direi, molto razionale, ed è stato un passo che è stato reso possibile dopo negoziati lunghi e studi molto approfonditi. Quindi, signore e signori, questo è il modo in cui la Commissione europea vuole rendere le politiche per i consumatori più efficaci. Questo è quel che volevo presentarvi oggi, e ora spetta a noi migliorare ed innovare e contribuire a tale processo attraverso discussioni, applicazioni delle leggi e controlli. Spetta a tutti voi, a tutti gli attori, a tutte le organizzazioni dei consumatori, a tutte le società, a tutti i legislatori, migliorare tale processo, e dunque attendo da parte vostra delle raccomandazioni, dei riscontri che mi permettano di migliorare le politiche di tutela dei consumatori in Europa. Dunque grazie per questa opportunità di poter parlare con voi questa mattina delle mie priorità, e grazie per l'attenzione.